Ieri mattina, durante la passeggiata domenicale, i nocerini si sono visti consegnare un volantino con la foto del sindaco Manlio Torquato ed un testo attraverso il quale viene spiegato perché l'amministrazione comunale ha deciso di aumentare al massimo l'aliquota IMU. Il primo cittadino rivela che con non poca angoscia è stato costretto a dover prendere una decisione indispensabile per il bene della città e racconta che dopo aver trascorso tantissime ore a far luce sulla grave crisi del comune è arrivato alla conclusione che l'IMU rappresenta forse l'ultima possibilità che questa amministrazione ha per cercare di raggiungere quell'equilibrio di bilancio che potrebbe consentire di iniziare un nuovo percorso senza dichiarare il dissesto come chiesto da tutti, anche dagli avversari. Torquato, nella difesa appassionata e sofferta della sua scelta, torna sul dissesto che sarebbe stato forse la soluzione più comoda. Non mancano accuse alle passate amministrazioni colpevoli di un grave indebitamento comunale e poi sprona i cittadini ad affrontare con fiducia, la stessa di 4 mesi fa quando Torquato fu eletto sindaco, questo ulteriore sacrificio come risposta chiara e decisa ad anni di amministrazioni che hanno indebitato il comune fino al collo. Insomma, un segnale netto per dire che i cittadini intendono collaborare per assicurare un futuro a Nocera Inferiore. Il volantino non è passato inosservato alle forze politiche di opposizione. Il Partito Democratico lo critica sia dal punto di vista mediatico e grafico che politico. Per Antonio Iannello si tratta dell'ennesima dimostrazione che il sindaco crede che sia ancora in campagna elettorale. Sul foglio di carta non c'è il simbolo del comune che gli avrebbe dato uno stile più istituzionale, ma il volto dello stesso sindaco, così come si fa quando si chiede un voto. E Iannello ricorda a Torquato che il PD in diverse occasioni ha cercato di fornire suggerimenti per recuperare fondi comunali dispersi soprattutto in un'evasione che sembra non aver fine. Precisazioni arrivano anche dal centrodestra. Il consigliere comunale Antonio Franza ricorda che anche da quella sponda sono arrivate indicazioni e suggerimenti per cercare di ridurre la crisi, ma sino ad oggi tutto è rimasto senza risposta.